Con questo incontro qui a Torino, che è il primo incontro di presentazione dell'edizione italiana del Futuro e de Crescita, che è uscito proprio in questi giorni. E inizio con una veloce presentazione. Qua sul palco abbiamo Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, presidente della Società Meteorologica Italiana, che ha scritto la postazione del libro, e che è impegnato da 20 anni anche sulle tematiche della decrescita. E poi abbiamo Andrea Rizzi, traduttore e dottorando in geografia dell'Università di Bologna. E Andrea si occupa di studiare la fattibilità sociale e ambientale e la dimensione neocoloniale delle politiche di carbon offsetting sotto la supervisione di Jason Mitchell, che è uno dei volti più noti della decrescita oggi, e che ha tradotto e curato il libro. E poi ci sono io, che sono dottorando in economia ecologica dell'Università di Barcellona e che anch'io mi occupo di decrescita da qualche anno, sia da un punto di vista diciamo più accademico con i miei studi, ma anche da un punto di vista più di attivismo, facendo parte del collettivo di Growth in Action, che è un collettivo nato a Barcellona qualche anno fa. E io direi di cominciare prima con una domanda ad Andrea. Più sull'aspetto della traduzione, diciamo. Andrea, tu hai avuto l'onore, ma anche l'onere, di tradurre questo libro, che è uno dei libri, a mio parere, più importanti in questo momento nello scenario della decrescita, perché è sostanzialmente un grosso riassunto della letteratura, ma un riassunto che assume una dimensione divulgativa, per cui permette di capire cos'è la decrescita sia da un punto teorico, da un punto di vista della sua evoluzione, ma anche da un punto di vista della sua implementazione come teoria politica. E magari prima di farti la prima domanda, mi permetto di fare una piccola introduzione scolastica al concetto di decrescita, per evitare di doverla chiedere a voi. L'idea della decrescita nasce da una critica sostanziale al concetto di crescita, crescita economica, crescita energetica, crescita materiale, che è un concetto insito nelle nostre economie di stampo sostanzialmente capitalista, e che è sostanzialmente un'ideologia. È l'idea che noi possiamo crescere all'infinito e che questa crescita ci porterà benessere collettivo. Il problema di questa ideologia è che si è scontrata, lo stiamo vedendo in questi anni, con dei limiti sia di tipo biofisico, perché sostanzialmente è quello che ci sta portando alla crisi ecologica in cui ci troviamo oggi, e anche limiti, diciamo, di tipo sociale, perché questa promessa di benessere collettivo che la crescita si porta dietro in realtà non si sta concretizzando, anzi al contrario. Stiamo notando come nelle nostre società stiano aumentando le diseguaglianze, e sostanzialmente la grande maggioranza della popolazione in molte delle nostre società, se non tutte, in realtà sta peggiorando in termini di condizioni di vita e di benessere. E quindi tante realtà, tante teorie, tanti filoni sia accademici che di attivismo hanno iniziato a criticare la crescita e a puntare il dito su di essa come la causa di queste crisi. Parliamo di critica ecologica del mondo ecologista, ma anche critiche provenienti dal mondo femminista, critiche provenienti dall'anticapitalismo, critiche provenienti dalle teorie decoloniali, e tutte queste critiche sostanzialmente ci dicono: dobbiamo andare oltre la crescita. E la decrescita sostanzialmente cosa propone? Propone di ridurre, in alcuni casi di spegnere completamente, alcuni settori delle nostre economie, soprattutto nei paesi più ricchi, che hanno da un lato un altissimo impatto ambientale e dall'altro lato hanno un impatto sociale nullo o addirittura negativo, per esempio il settore dei beni di lusso, per citarne uno.
e di liberare risorse nel decrescere questi settori, liberare risorse per migliorare e aumentare il benessere della maggioranza delle persone. La decrescita non è crisi, anche se i detrattori spesso usano questa parola, non è crisi e non è austerità, perché la crisi è esattamente quello che succede se un'economia orientata alla crescita non si rende conto o ignora i propri limiti. E l'austerità è una risposta sostanzialmente capitalista alla crisi ed è orientata a far ripartire la crescita. Al contrario, la decrescita dice ristrutturiamo le nostre economie in modo che facciano stare meglio tutti quanti in un contesto di rispetto dei limiti planetari. Dunque, tornando alla domanda, alla prima domanda sulla traduzione. L'altro giorno riflettevo sul, diciamo, sul significato nascosto del concetto di tradurre, che nella sua etimologia latina sostanzialmente significa condurre attraverso, condurre di là. Ed è interessante perché sostanzialmente l'atto della traduzione porta dei concetti, porta delle parole da un di qua a un di là, che sia geografico, territoriale, ma anche e soprattutto culturale e politico. E dunque tu ti sei impegnato in questa attività sostanzialmente politica di portare questi concetti dal di là, dal mondo soprattutto anglosassone, al contesto culturale italiano. Perché questa cosa è un atto politico e come pensi che sarà ricevuta in Italia? Grazie. Anch'io comincio con dei ringraziamenti dovuti agli organizzatori, a Benvenuto in Italia, a Binaria, a Daniele e Luca per essere qui. Faccio una piccolissima premessa sul mio ruolo qui. Io qui sono, diciamo, in veste di curatore, appunto traduttore del libro, e anche in veste di, diciamo, di dottorando che si occupa di temi socioambientali, e quindi vestirò e svestirò questi panni a seconda del tipo di domanda. Dicevo che appunto è un onore e onere di tradurre questo libro, perché effettivamente è un libro importante nella sua versione inglese, è un libro molto, molto popolare, molto venduto, tra i più, diciamo, popolari al momento, tra i libri che si occupano di questioni socioambientali. Tradurlo è stato, come dici tu, una pratica politica, lo dico anche nella prefazione, anche per il semplice fatto che usare una parola piuttosto che un'altra è in qualche modo un atto politico. Non a caso i regimi dittatoriali, i regimi autoritari, una delle prime cose che fanno è manipolare il linguaggio, appropriarsi del linguaggio e modificare, anche alterare l'uso di determinati termini, determinati concetti. Pensiamo semplicemente alla, non so, alla sovranità alimentare, per parlare di un concetto che è molto in voga ultimamente in Italia. E fra l'altro, appunto, un atto politico abbastanza complesso in Italia, perché il dibattito sulle questioni economiche di crescita in Italia è abbastanza, diciamo, retrogrado, a mio avviso. In Italia ancora, aprendo qualsiasi giornale o guardando qualsiasi telegiornale, si parla di crescita sempre in senso positivo, si parla semplicemente di quanto crescerà, delle stime di crescita, di decrescita dell'anno successivo, ma dove decrescita è sempre un qualcosa di negativo, e non si prende neanche lontanamente in considerazione il fatto, diciamo, l'impatto materiale e sociale della crescita, intesa come crescita del PIL, fondamentalmente. Come dico nella prefazione, in italiano mancano proprio alcuni termini per parlare di crescita, o per parlare semplicemente della, diciamo, di economia ecologica, dei limiti alla crescita, termini come throughput, overshoot, questi termini che sono all'ordine del giorno diciamo nel gergo socio-climatico, economico, in italiano non esistono, e quindi o si opta per la versione inglese oppure appunto non c'è una soluzione, bisogna fare una perifrasi. Questo però è un, come dire, spia, indice del fatto che in Italia il dibattito su questo è probabilmente un po' indietro. Su quello che spero per questo libro, spero appunto contribuisca in qualche modo a informare e aprire questo dibattito, se non necessariamente facendo penetrare la decrescita nella, diciamo, nel dibattito politico quotidiano, che forse per il momento, nel breve termine, un obiettivo troppo ambizioso, perlomeno che inizi a mettere in discussione l'egemonia della crescita in Italia. Non solo, leggevo ieri, mi ha colpito questo dato secondo cui l'economia ucraina nei primi 6 mesi di quest'anno è salita del 2,2% del PIL. Questo, insomma, come dire, indica molto chiaramente come il PIL non sia necessariamente indicatore del benessere di una popolazione. Se in un paese in guerra dove manca tutto il PIL cresce, verrebbe da dire allora trasferiamoci tutti in Ucraina,
se il PIL è veramente un indicatore della, del benessere e della prosperità. È evidente che non è così, credo che sia il momento, insomma, anche in Italia di parlarne seriamente. Grazie, grazie mille Andrea per questa prima risposta. E, Luca, entriamo un po' nel merito della, della crisi ecologica. Negli ultimi anni un grandissimo sforzo accademico è stato fatto per definire e quantificare i limiti ecologici e dunque i limiti alla crescita, i cosiddetti planetary boundaries, e qual è di conseguenza l'impatto degli esseri umani, della specie umana su questi limiti. L'impressione tuttavia è che nell'informazione generalista ci sia forse un po' troppo focus su uno specifico limite, che è quello della CO2 nell'atmosfera, che è sicuramente importante, ma non è l'unico sullo quale stiamo avendo un impatto. Quindi la mia domanda è innanzitutto se puoi farci una piccola overview di quali sono questi, questi limiti, questi planetary boundaries, qual è un po' la situazione, e poi una domanda al, al mercato divulgatore: stiamo riuscendo ad andare oltre questa narrazione CO2 dipendente oppure non stiamo ancora riuscendo a esprimere questa complessità? È molto importante che la presentazione, la prima presentazione di questo libro in Italia, giusto, sia qui a Torino, perché quando parliamo di limiti dobbiamo ricordarci che a Torino è nato Aurelio Beccelli, che è stata la prima figura di economista dissidente e di intellettuale di peso a occuparsi di limiti fisici e di conflitto tra economia e natura e ambiente nel 1968. Nato a Torino, qui vicino, in via Genovesi, Beccelli era nato nel 1908 e aveva studiato economia a Torino durante il fascismo. Era diventato un manager Fiat già prima della Seconda Guerra Mondiale, sarà antifascista, verrà imprigionato nella caserma di via Asti, torturato, ne uscirà fortunatamente vivo. Avrà l'incarico nel secondo dopoguerra di ricostruire la grande industria manifatturiera e meccanica torinese e italiana, e proprio perché vive il boom economico si pone questa domanda già nel 1968, e cioè è possibile che questa, questo boom, questa crescita forsennata che galvanizzò tutti i paesi, almeno quelli occidentali, dopo il secondo conflitto mondiale, possa essere il modello definitivo che verrà impiegato per sempre in futuro per il benessere, per far crescere anche il benessere dell'umanità? Era una domanda molto logica, importante, ma che aveva bisogno di una risposta analitica. Per questo motivo, visto che nel 68 c'erano già i primi computer eredi proprio della, della guerra precedente, Beccelli costituisce quello che chiameremo oggi un think tank, un club di Roma. Essendo torinese avrebbe potuto farlo a Torino, ma in quei giorni del 68 si trovava a Roma e su invito della, della Farnesina, in una convention dove c'erano presenti tanti altri, tante altre grandi personalità scientifiche, economiche, politiche del mondo di allora, decidono di fondare questo gruppo e, finanziato dalla fondazione Volkswagen, di dare avvio a questo modello matematico che verrà affidato al gruppo di dinamica dei sistemi del, dell'MIT a Boston e produrrà quattro anni dopo, nel 1972, il rapporto I limiti alla crescita. Quindi sta tutto già lì, più di 50 anni fa. Il rapporto I limiti alla crescita non piace al mondo, in piena crescita era come tirare una corda e far inciampare tutti, e nell'idea di Peccei e degli autori, ricordo tra tutti Dennis e Tonella Meadows, Tonella è già morta, Dennis è ancora vivo, Jørgen Randers, norvegese, è ancora vivo, sono degli anziani signori oggi molto delusi dall'accoglienza che il mondo ha fatto del loro avvertimento, ma erano ottimisti allora, giovani, e dicevano: abbiamo tutto il tempo davanti per trovare le soluzioni. Noi vi avvertiamo che i nostri numeri dicono quello che già intuitivamente era chiaro, e che continuando a crescere in un pianeta dalle dimensioni limitate, prima o poi ci saremmo scontrati contro il muro fisico dei limiti della produzione di cibo, dell'inquinamento che non poteva essere assorbito dai sistemi naturali,
dell'eccesso di crescita della popolazione. E il rapporto di limiti alla crescita, quindi, respinto al mittente, finisce in un cassetto. Arriveranno gli studi più recenti sul clima e sugli altri limiti ecologici, soprattutto per opera di Johann Rockström, ma qui siamo già nel 2009 e io voglio farvi il passaggio intermedio, una decina di anni prima o comunque verso la fine degli anni 90. Sull'onda dei problemi climatici che diventano sempre più evidenti negli anni 90, alcuni intellettuali mondiali, e io risalgo a quello che per me è stato anche un amico, un maestro, Serge Latouche in Francia, ma ci sono anche altri, ricordiamo Gerlesco Röhgen come teorico proprio della termodinamica applicata all'economia, attraverso il canale francese la decrescita arriva in Italia più o meno alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, e proprio arriva a Torino, e ancora una volta Torino è il protagonista di un tentativo di diffusione di idee nuove che porteranno all'inizio degli anni 2000, proprio qui vicino, alla fondazione dei movimenti italiani per la decrescita, che purtroppo in puro stile italiano non si erano nemmeno costituiti, che già si dividevano, con uno scisma che nacque proprio qui in Corso Ferrucci, nei locali dell'istituto, cos'era, Salesiano, non mi ricordo, comunque in una serata costitutiva i tre gruppi, diciamolo, perché comunque sono nomi ormai storici del movimento della decrescita italiana, il gruppo diciamo più universitario con Mauro Bonaiuti, il gruppo più militante con Maurizio Pallante e Serge Latouche, il gruppo possiamo dire più intellettuale francese, non riescono a trovare un punto di incontro e si dividono in quelli che sono ancora gruppi militanti della decrescita in Italia separati o che comunque dialogano poco. Questo è stato un male perché un qualcosa che era già piccolo e marginale, dividendosi, è diventato ancora meno incisivo, e nuovamente il concetto di decrescita ha portato alla stessa dinamica che 40 anni prima aveva portato al rifiuto dei limiti alla crescita dell'MIT e del Club di Roma. Identico, cioè il concetto invece di essere recepito come un buon avvertimento e non come una ricetta già bella che è pronta per il futuro del mondo, ma semmai un invito ad approfondirla, ma l'avvertimento iniziale era giusto e diceva guardate che poi ci schiantiamo contro il muro, quindi dobbiamo trovarla una soluzione, e invece è stato respinto proprio con quelle idee farlocche che hai citato. Ah, ma la decrescita vuole rispedirci tutti al Medioevo, portarci alla povertà, proprio adesso che abbiamo cominciato a stare bene qualcuno ci dice che dobbiamo tornare a fare rinunce. E questo equivoco che c'è stato ha portato nuovamente al rifiuto immediato del concetto. Oggi decrescita è un po' una bestemmia in quasi tutti gli ambienti, soprattutto se poi ci attacchi l'aggettivo felice che diventa quasi sarcasmo. Ah, decrescita felice, voglio vedere quando dovremo andare tutti a piedi, se saremo felici, tutto viene liquidato così. Questo è stato un grave danno, doppio danno, il primo poteva essere ancora perdonato 50 anni fa, il secondo no, perché ormai era già chiaro nei primi anni 2000 che le cose predette dal rapporto Peccei del Club di Roma del 1972 si stanno verificando, quindi questa volta bisognava dire ferma tutto. Leggiamo un po' che cos'è questa decrescita, e al di là del termine che forse potrebbe essere infelice, lo possiamo anche cambiare, e la sostanza era i limiti fisici ormai si stanno avvicinando. Il concetto quindi non sfonda, viene respinto e perdiamo altri 20 anni. Nel frattempo Johann Rockström, qui mi avvio a chiudere, elabora i 9 limiti fisici planetari, ma quantificandoli, non soltanto enunciandoli in modo qualitativo, dicendo quali sono le soglie di parametri specifici che non vanno superate per non portare al collasso la biosfera terrestre, inclusa la società umana. Questi limiti vengono pubblicati nel 2009,
creano comunque un grande interesse in ambito scientifico, ma ancora una volta non passano nella società, nella politica, vengono trascurati, forse anche perché troppo complessi, diciamo, non sono facili da comprendere. Ma c'è una cosa importante che viene poi elaborata ancora più tardi, verso il 2015. Nel 2015, con l'accordo di Parigi sul clima, le Nazioni Unite pubblicano l'Agenda 2030. E nell'Agenda 2030, che forse invece qualcuno di voi conosce meglio, i 17 obiettivi di sostenibilità ambientale con quell'arlecchino di colori, c'è scritto che per perseguire un mondo sostenibile noi dobbiamo rispettare tre vincoli: i limiti fisici, ma anche i limiti economici e i limiti, o meglio, più che i limiti, la sostenibilità fisica ambientale, la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica. Nuovamente questo è stato un equivoco, perché ha creato un boomerang. Oggi, se anche trovate dei politici o degli economisti che hanno compreso il problema dei limiti ecologici, però ti dicono, già, ma dobbiamo anche soddisfare i limiti, la sostenibilità sociale ed economica. Questo serve a dire, è vero che gli scienziati ci chiedono di ridurre la CO2, di fare norme più cogenti per un'agricoltura senza pesticidi, per rispettare la biodiversità, ma se questo fa perdere posti di lavoro, scontenta le masse, allora no. Allora dobbiamo dare precedenza alla sostenibilità sociale. Poi arrivano gli altri economisti che ti dicono, no, però se perdiamo il welfare, se la sanità non riusciamo più a pagarla, se le pensioni collassano per colpa di scelte ecologiche, no, perché se le energie rinnovabili ci costano di più del petrolio e così via, innestiamo una spirale che si condensa nel gilet jaune in Francia. Questo è un altro colossale errore di valutazione, perché lo stesso Rockström ha stilato qualche anno fa la gerarchia di questi concetti di sostenibilità, che si chiama torta nuziale, wedding cake, ed è disegnata proprio come una sorta di piramide. Rockström giustamente dice: società è importante, è ovvio, dobbiamo tutti avere quell'equità, dobbiamo avere un livello di dignità sociale, per cui la decrescita indotta dalle scelte ecologiche non deve essere mortificante, penalizzante. Però attenti, non possiamo subordinare le scelte ambientali a quelle sociali ed economiche, perché se collassa l'ambiente, collassa tutto. Chiaro, questo è il punto che poi riguarda la mia attività. Non c'è possibilità di sfuggire a questa verità cosmica. Se la temperatura dell'atmosfera diventa di 50 gradi, il corpo umano muore. Punto. Non c'è possibilità di mediare, di fare riunioni dove gli uomini creano delle aspettative che non sono realizzabili. A 50 gradi il corpo umano è belle che morto, anzi già molto prima, se non hai avuto possibilità di rinfrescarti. Si muore già con 45. E lo stesso vale, se non hai terreno da coltivare e non hai cibo abbastanza, muori. Se gli eventi estremi diventano più feroci di quelli che abbiamo già visto ora, e la grandine è arrivata quest'anno a un chilo e ti cade in testa, ti apre la testa come un'anguria, punto. Quindi Rockström dice: la torta nuziale ha una base larga, che è la più importante, che è l'ambiente. A metà c'è il piano della torta, a metà c'è la società, che giustamente deve essere coerente con dei livelli minimi di dignità sociale, che poi tutto questo è stato ripreso dall'economia della ciambella di Kate Raworth, e infine la ciliegina sulla torta è l'economia, che non deve essere un fine ma un mezzo per raggiungere questi obiettivi. Invece, come è oggi la situazione? Esattamente invertita. Alla base della torta c'è l'economia, che detta sempre legge: se la sostenibilità ambientale non fa guadagnare o non conviene, non la pratichiamo. Si danno solo le briciole all'ambiente. Se sono soddisfatti i requisiti economici della crescita e sociali, allora diamo anche qualche soldino all'ambiente. Se non sono soddisfatti, vincono gli altri due. Ecco come la torta nuziale oggi deve essere completamente ribaltata se vogliamo arrivare
a preservare i meccanismi e i nuovi limiti planetari che ci permettono semplicemente di sopravvivere. Se saltano quelli, salta tutto. Poi, e questo capitolo è la critica ecologica alla crescita. Poi ci sono sicuramente tutti gli altri temi di cui io non sono esperto e competente, però rivendico il fatto che la decrescita è l'unica ricetta che abbiamo davanti per garantire il rispetto dei limiti fisici e ambientali. Se dobbiamo scendere nelle emissioni, questa è una decrescita. Poi possiamo farlo in maniera intelligente, cercando di non penalizzarci troppo, possiamo farlo con le energie rinnovabili, però a qualcosa dovremo anche rinunciare. Non si può fare tutto con la tecnologia, almeno con quella che abbiamo oggi. Quindi la decrescita è fondamentalmente una svolta culturale. Se riusciamo a comprenderla, e finalmente qui è stato fatto un lavoro di peso accademico che mancava, perché permette di presentarsi al pubblico oggi, alla società del 2023, non più a quella del 2002, non come un gruppo di militanti, anche se competenti, con delle belle credenziali, ma con una disciplina, direi, scientifica. Oggi la decrescita, grazie a voi, grazie a chi nel 2002 giocava con la sabbia e adesso siete invece a fare il dottorato, grazie a voi la decrescita ha una dignità scientifica, e nel momento in cui diventa un argomento scientifico abbiamo la speranza di poterlo vendere, propagare meglio nei gangli fondamentali della società, affinché almeno non venga respinto al mittente. Io non sono convinto che la decrescita sia una ricetta già matura, c'è un sacco di lavoro da fare e lo dovete fare voi, però se non si sfonda questo muro di rifiuto è chiaro che non lo faremo mai. Grazie Luca per questa risposta esaustiva, e ti ringrazio in particolare per aver collegato e dato anche una prospettiva legata al tema, alla parola sviluppo, e in particolare al concetto di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è un concetto interessante ma sicuramente controverso, e nell'approccio di troppi è una sorta di imbroglio, e lo dimostra il fatto che all'interno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile c'è un obiettivo, l'obiettivo 8, che si chiama lavoro decente e crescita economica, e che dimostra sostanzialmente il fatto che la piramide in questo momento sia ribaltata. E un altro esempio è il fatto che The Limits to Growth, il rapporto che tu hai citato, in italiano è stato tradotto con i limiti dello sviluppo, a sottolineare il fatto che alla fine, in questo momento, se noi parliamo di sviluppo sostenibile in questo sistema, sostanzialmente parliamo di crescita, e quindi è un concetto problematico. L'economia ecologica, che è una branca eterodossa dell'economia, una branca ribelle dell'economia, dice esattamente questo, ribaltiamo la torta. Dice l'economia è un sottosistema della società che a sua volta è un sottosistema dell'ambiente. Quindi noi, quando facciamo scelte economiche, quando studiamo l'economia, dobbiamo ricordarci di questa gerarchia. Dunque, abbiamo messo a fuoco i limiti ambientali. Il secondo tassello è quello dei limiti sociali, e dunque della politica, di come la politica deve riuscire a trovare questa armonia, questo equilibrio. E i nostri amici e colleghi Lorenzo Velotti e Lucia Muñoz, di recente, in una recensione di questo stesso libro, hanno definito questo libro come il primo libro che riesce a parlare apertamente, riesce ad aprire un dialogo, o provare ad aprire un dialogo, tra la decrescita e il mondo progressista, perché è chiaro a tutti ormai che queste ricette, soprattutto queste ricette basate sull'equità, no? Su come gestire una decrescita controllata e in una maniera che sia il più sostenibile, il più incentrata sul benessere della maggioranza, accettabile per la maggioranza, significa utilizzare certe parole chiave e utilizzare certe strategie chiave. Infatti nel libro troviamo parole come democrazia economica, come uguaglianza, come redistribuzione. Quindi volevo chiederti, Andrea, sei d'accordo sul fatto che questo libro prova a parlare con la sinistra e con il mondo progressista, e come è strutturato questo dialogo, come si apre questo dialogo? Sì, questo libro, innanzitutto, per dare un accenno anche su chi sono gli autori,
scritto da tre persone che vengono dall'attivismo. Sono persone che sono ora accademici, in particolare Mattias e Aaron, però soprattutto Mattias e Andrea sono un attivista e una attivista, diciamo poi passati al mondo più accademico, e Andrea al mondo anche così divulgativo, giornalistico. Quindi come dire, la loro esperienza nasce proprio dalla politica diretta, dall'attivismo, e in particolare dall'esperienza tedesca di Andy Gelände, per chi la conosce, attivisti contro le miniere di carbone, di lignite nella Germania mineraria. E quindi in questo senso è sicuramente la loro un'esperienza che parte dalla politica e sente bisogno di parlare con la politica, con le sinistre europee che vengono chiamate europee mondiali, che vengono chiamate in causa più volte nel libro. E il loro intento è proprio di scrivere una sorta di guida, un manuale che spieghi la decrescita anche a chi non la conosce, ma che metta insieme tutte le correnti, passi in rassegna tutte le correnti decrescitiste attualmente più diffuse, cercando proprio con un approccio ecumenico di metterle insieme, di fare, sottolineare quelli che sono i punti in comune, di analizzare anche le tensioni interne alla teoria o alle teorie della decrescita, e anche andando ad affrontare quelli che sono, diciamo, i campi o le proposte contigue alla decrescita, come quella del Green New Deal, queste proposte, diciamo, dall'alto, che però hanno dei punti in comune anche con le teorie di decrescita. Quindi loro è proprio uno sforzo di mettere insieme in qualche modo e mostrare anche all'attivismo, alla politica, alle sinistre che ci può essere una convergenza, e questa è una cosa abbastanza nuova nell'ambito del crescitismo. Fino a qualche anno fa parlavo con un collega sociologo del crescitista, Emanuele Leonardi dell'Università di Bologna, che è stato anche tra i relatori a Zagabria alla recente conferenza congresso della decrescita, e lui diceva: io ero stato allontanato in quanto sociologo che si occupa del lavoro dalla decrescita, perché c'era molta enfasi sui limiti, diciamo, ecologici, planetari, e molta meno enfasi sui limiti sociali e all'accumulazione. Invece negli ultimi anni c'è stato uno sforzo proprio di far parlare questi due mondi, e quindi ora la decrescita addirittura da alcuni viene considerata una sorta di fase di passaggio verso quello che viene definito ecosocialismo. E quindi c'è anche forte, insomma, il concetto di socialismo all'interno di molte correnti decrescitiste, che poi appunto sia una fase di passaggio per quello che viene definito post crescita, post capitalismo o ecosocialismo. C'è però una componente politica molto forte, cioè appunto gli autori e molti, diciamo, teorici dell'ambito decrescitista guardano alla politica e fanno loro stessi politica. Grazie mille Andrea, tra l'altro ti ringrazio per aver ribadito come questo libro cerca di mettere insieme tutte le correnti che contribuiscono e hanno contribuito alla decrescita, e ne approfitto per fare una sorta di piccola excusazione, un petita sul nostro panel di oggi, che non è molto eterogeneo. Siamo tre uomini bianchi, direi di estrazione borghese, che parliamo di un tema che in realtà è molto più intersezionale, molto più trasversale. Ne abbiamo parlato un po' con Andrea, in questo caso è stato abbastanza fortuito, ma ci teniamo a sottolineare come questo non rispecchi quello che la decrescita rappresenta, vuole rappresentare, vuole raggiungere anche in termini di inclusività. E tornando al discorso politico, finalmente Luca, la decrescita è stata menzionata negli scenari di transizione dell'ultimo report dell'IPCC, non come unica soluzione, ma è stata menzionata quindi come una potenziale componente del mix di soluzioni. E questo è importante da un lato, perché finalmente significa che mette in discussione l'idea di crescita verde basata sulla questa fede nella tecnologia di cui tu hai parlato prima, però chiaramente è solo un inizio. Quindi volevo chiederti come interpreti da accademico l'inclusione della decrescita in questo report, e poi una domanda un po' più politica, sperando di stuzzicarti. Pensi che questo indichi anche una certa, se vogliamo, politicizzazione, nel senso nobile del termine, degli scienziati di fronte all'urgenza della nostra crisi? Ed è una politicizzazione, se c'è, che dobbiamo accogliere in modo favorevole?
Comincio da quest'ultima, perché non so rispondere a quest'ultima, non lo so. Gli scienziati, come sempre, sono tante persone nel mondo, di cultura, di estrazione diversa, quindi ognuno penserà per sé. La cosa che ho notato io, più che politicizzazione, è stata una maggiore partecipazione emotiva al problema ambientale. 20 anni fa il classico articolo su Science, su Nature, sul Journal of Climatology era un articolo emotivamente sterilizzato, cioè dicevi le peggio cose in linguaggio formalmente inattaccabile di tipo accademico, impersonali, senza dare un valore, una partecipazione di chi scriveva alla dimensione enorme della sfida che c'era davanti. Ho visto che tanti miei colleghi oggi scrivono articoli preoccupati. Ci sono i dati scientifici, ma ci sono anche delle parole chiave che 20 anni fa non c'erano, quindi urgenza, frustrazione nel non vedere applicate quelle richieste che già da 30 anni sono scritte nei report dell'IPCC come di tante altre strutture delle Nazioni Unite e così via. Quindi se non altro, ecco, sarà anche perché molti altri ricercatori giovani sono entrati, quindi è cambiato anche un sentimento generazionale. Poi che questo porti anche un impegno diretto politico può darsi, ma io non posso farne una sintesi qui. Conosco dei colleghi che si sono dati molto da fare, il mio collega James Hansen negli Stati Uniti, oggi in pensione, che ha lavorato tutta la vita alla NASA, uno si è dimesso dalla NASA quando l'ufficio stampa gli metteva delle parole più edulcorate in bocca, due aveva testimoniato al congresso nel 1988, quindi c'era stato un ingaggio politico almeno per tentare di far vedere la gravità del problema, tre si è fatto arrestare a una manifestazione contro l'uso del carbone. Questa è politica, no? Poi che uno sia democratico, repubblicano, di sinistra o di destra, questo non ve lo so dire e non entro più in là. Invece per quanto riguarda decrescita all'interno dell'ambiente scientifico, sì, è stata citata come una delle potenziali ricette da prendere in considerazione. È ovvio che abbiamo bisogno di un cambiamento, una svolta nell'economia mondiale, altrimenti non serve praticare la decrescita su piccoli gruppi se il resto dell'economia mondiale continua a volere in segno più. Deve essere una gigantesca scelta coordinata, e le Nazioni Unite potrebbero fare molto a questo riguardo, che interessi l'economia globale, altrimenti nessuno ne esce da solo. Ritengo che quando parliamo di limiti fisici arrivare alla decrescita sia più o meno inevitabile. Voglio concludere con qualche cosa che possiamo fare anche noi ogni giorno e che fa capire che cos'è la decrescita e perché non ci deve spaventare a morte. Quando parliamo di energia, e queste erano già le idee che aveva Pallante nella sua fase iniziale, stiamo parlando del 1998, quando parliamo di energia oggi sappiamo che siamo in un mondo non solo basato sull'energia fossile ma pieno di sprechi. Lo spreco è fra noi, molta energia che noi usiamo non serve per farci stare meglio, è solo una distrazione, un'indifferenza che poi paghiamo tra l'altro in termini di bollette. Allora, quando Gio Pallante pubblicava un libretto L'uso razionale dell'energia e dice: guardate che se voi fate l'isolamento termico alla casa e mettete i pannelli solari, siete decresciuti, ma non state peggio. Continuate ad avere una casa calda, l'acqua calda, il fresco d'estate, il caldo d'inverno, semplicemente cambiando la fonte e sprecandone molta di meno perché avete messo i vetri tripli, perché avete fatto il cappotto alla casa. La vostra bolletta sarà del 90% più bassa, così come anche le emissioni dal vostro camino. Avete fatto la decrescita, ma non è penalizzante. Poi ci sono chiaramente anche altre cose. Se io vi dico non prendete l'aereo per andare a fare le vostre vacanze, è una forma di decrescita un po' più penalizzante. È chiaro che sarebbe bello poter prendere l'aereo come l'autobus, come fanno molti oggi con i voli low cost,
il presidente di Ryanair oggi a una manifestazione si è preso un gelato in faccia, tirato proprio per dire tu con i tuoi voli low cost stai contribuendo al cambiamento climatico. Però ci va dietro un sacco di milioni di persone a questa proposta commerciale. Io conosco gente che il giovedì su internet apre quei siti dove hai viaggi a prezzo stracciato, scegli a cazzo, cioè proprio col dito, dove è caduto? Pechino, 33 euro, oh che bello, ci vado, per quanto? Due giorni, stai un giorno in andata in aereo, un giorno in ritorno e mangi quattro ravioli a vapore a Pechino per 2 o 3 ore. Però è una smania di viaggiare, è crescita. La decrescita è dire, io non volo più, da 6 anni non prendo più l'aereo, sto benissimo, non ne ho bisogno, non mi serve andare a fare le vacanze alle Maldive. Poi c'è chi prende l'aereo perché veramente ne ha necessità, tu lo dovrai prendere per andare magari a Barcellona, è giusto, è normale, hai una vita qui, una vita là, se non vuoi metterci una settimana di viaggio, quell'aereo lì è ben speso. Uno c'ha la zia in Argentina, la va a trovare una volta nella vita, va bene, ma non vai a fare le vacanzine di 3 giorni a New York, quello è dissipazione. Allora in quel caso lì la decrescita apparentemente ti ha tolto qualcosa, ma se cambia il sistema sociale che oggi premia questa roba qua, io penso che nessuno se ne accorga, perché in fondo 30 anni fa era così, non c'erano i voli low cost, se volevi andare a Pechino spendevi allora magari 2 milioni di lire, e non ci vado, chi se ne frega. Oggi in più è anche internet, io se voglio andare a Pechino sapete cosa faccio? Prendo Google Maps e mi faccio un giretto comodamente seduto alla mia scrivania a emissioni pressoché zero. Grazie Luca, mi permetto di provare a tradurre in termini economici quello di cui tu stai parlando in termini culturali. Uno dei passaggi che si cerca di fare in economia ecologica e sostanzialmente nella teoria della decrescita è fare una distinzione economica che nell'economia neoclassica, come si chiama l'economia che spiega ai nostri governi cosa fare, non esiste, ovvero la distinzione tra bisogni e desideri. L'economia neoclassica sostanzialmente parla di tutto quello che le persone vogliono o hanno bisogno di fare come desideri, e parte dall'assunto, che è folle, che ogni essere umano praticamente abbia dei desideri illimitati. Cioè, se ha la possibilità di avere un po' di più, l'essere umano razionalmente vuole massimizzare quella possibilità. Invece in economia ecologica si cerca di fare una distinzione e di dire quali sono i desideri delle persone collegati al consumo e all'ideologia del consumo e quali sono invece i bisogni di quelle persone, delle persone che devono essere soddisfatti per sopravvivere. E l'assunto è che i bisogni non sono infiniti. Per cui io ho bisogno di scaldarmi a 20 gradi in casa mia, se metto il cappotto termico non cercherò di andare a 30, perché non mi serve, non ne voglio, rimarrò a 20, andrò a 21 magari, però il risparmio netto è probabilmente esiste ed è cospicuo. Io ho bisogno di mangiare, al netto di qualche volta in cui magari uno va a all'all you can eat, di base uno mangia una quantità limitata di cibo, non ha bisogno di massimizzare all'infinito. E quindi la decrescita cosa dice? Concentriamoci sui bisogni delle persone e troviamo dei sistemi anche politici che permettano di soddisfare questi bisogni con il minor costo possibile. Adesso io con un po' di orgoglio dico, io a Barcellona ci vado in pullman, non ci vado in aereo, però voglio anche dire che è una rottura di scatole, perché io passo, ogni volta che devo tornare a Torino o a Barcellona, passo 12 ore su un pullman. Quindi uno Stato che applica la decrescita è uno Stato che mi dà la possibilità di soddisfare il mio bisogno, perché quello è un bisogno di viaggiare, non è il consumismo di andare 2 giorni a Pechino, nella maniera più comoda e più anche economica anche possibile, perché comunque quel pullman mi costa il doppio dell'aereo. E quindi volevo mettere questo... Perché non paga le esternalità. Esatto. L'aereo non è tassato da un punto di vista ambientale, l'autobus invece sì, ed è più efficiente dell'aereo. È vero che va a gasolio per ora quell'autobus, ma con 70 persone a bordo le emissioni pro capite sono molto basse, invece sull'aereo sono
10 volte più elevato. Sì, sì, sì. Andrei anche in treno, ma non me lo posso permettere ed è troppo complicato. Troppo complicato in termini di orario. Andrea, torniamo a parlare di strategia. La decrescita, dopo aver passato 15-20 anni a elaborare la diagnosi e anche la cura, cioè cosa dobbiamo fare, negli ultimi 2-3 anni ha iniziato a chiedersi come facciamo, che strategie dobbiamo utilizzare per mettere in pratica la decrescita. Ed è interessante come possiamo vedere sia il mondo dell'attivismo che un pochino il mondo della politica muoversi in questa direzione in maniera più esplicita. Abbiamo vari movimenti sociali, ma soprattutto ambientali, che iniziano a parlare di decrescita o a criticare la crescita, come per esempio Fridays for Future o Extinction Rebellion. E vediamo anche pian pianino, con molti limiti, la politica in alcuni posti abbracciare questi concetti. Per esempio c'è stata di recente una conferenza intitolata Beyond Growth al Parlamento Europeo, che simbolicamente è stata importante. E questo libro ci parla anche di strategia. Quali sono le strategie per mettere in pratica la decrescita? Allora, una domanda molto difficile, come sai, perché la decrescita ha un, come dire, vantaggio e lo svantaggio di essere fortemente democratica, fortemente anche di avere un forte elemento di decentramento delle decisioni. Quindi non si può parlare di una strategia, diciamo, dall'alto che venga imposta per arrivare, insomma, a destinazione. Diciamo che si può fare un discorso duplice: da una parte c'è la decrescita quotidiana, personale, quella di cui si parlava e di cui, insomma, è maestro da molto tempo, senza però esagerare con l'individualizzazione della responsabilità, proprio perché, come dicevi, c'è un elemento sistemico che non ci permette di vivere decrescendo, e quindi c'è una prospettiva secondo la quale dobbiamo, come dire, è necessario un cambio di prospettiva. Dobbiamo passare dal vederci come consumatori a ricordarci che siamo cittadini e quindi che possiamo pretendere dalle istituzioni di metterci nelle condizioni, quella che in inglese viene definita supply side, no? Cioè mettere i cittadini nelle condizioni, come dicevi tu, per esempio, di andare a Barcellona in treno in poche ore invece di fare 12 ore, io ne ho fatte 17 in pullman o 18. E quindi rimetterci nelle condizioni di decrescere, e quindi come cittadini dobbiamo ricordarci che possiamo votare innanzitutto, per quanto vale, soprattutto a livello nazionale, però a livello locale certamente non dobbiamo dimenticarci di avere un peso politico. Dobbiamo informarci, come stiamo facendo qui stasera, dobbiamo attivarci, chi può, chi ne ha le facoltà, le possibilità. Dobbiamo, secondo me, anche in una certa misura sabotare chi se la sente, chi ritiene, ovviamente non sto facendo apologia della violenza, però insomma ci sono anche delle linee di pensiero secondo cui è arrivato il momento, vista questa strenua resistenza, questa strenua reazione da parte del dei tra virgolette poteri forti, senza voler suonare complottista, vista questa strenua resistenza da parte di chi detiene il potere, soprattutto economico, c'è anche chi comincia a dire, insomma, qualcosa di più concreto dobbiamo farlo. E vediamo per esempio l'ultima generazione, le loro azioni, come vengono poi criminalizzati, questo è un altro discorso. Dobbiamo anche diffidare delle false soluzioni, quelle di cui si parlava prima, e proprio ieri o l'altro ieri è uscito un articolo che smonta, un articolo su Lancet, che è una prestigiosissima rivista accademica, che smonta l'ideologia della crescita verde per l'ennesima volta, cioè smonta fondamentalmente l'idea che si possa decrescere nell'impatto materiale rispetto alla crescita economica in modo abbastanza rapido da poter raggiungere gli obiettivi di Parigi. Ci sono dei piccoli esempi limitati del cosiddetto disaccoppiamento tra la crescita e l'impronta ecologica, ma non sono assolutamente sufficienti, diffusi abbastanza da poter pensare di arrivare al traguardo. Credo che anche i paesi più virtuosi ci metterebbero 230 anni di questo passo. Quindi dobbiamo appunto essere consapevoli delle condizioni sistemiche, dei vincoli sistemici che abbiamo, e pretendere che quelli vengano cambiati a partire dal livello locale e poi su salendo. In questo libro offre, tra le varie cose, insomma, parla anche del paradigma offerto da Eric Olin Wright, che è un sociologo, come vogliamo chiamarlo, teorico, che offre tre livelli per cercare di interpretare il cambiamento sociale. Lui dice: prima dobbiamo chiederci se il cambiamento sociale è auspicabile,
in questo caso insomma il cambiamento sociale della crescita è decisamente auspicabile, poi se è fattibile, cioè se è teoricamente fattibile con il nostro attuale diciamo lo stato socio-tecnico dell'avanzamento sociale, se è qualcosa di sociale e tecnologico, se è una cosa fattibile, in questo soprattutto a Barcellona, ma non solo, si stanno facendo moltissime modellazioni di, a livello economico ma anche a livello scientifico, e si sta dimostrando come la crescita in linea teorica sarebbe possibile, ci sarebbero le forze produttive, le forze sociali per attuarla. E poi il terzo livello, quello più complesso, è quello della realizzabilità, della fattibilità diciamo concreta, effettiva, e qui ovviamente si arriva al punto più complesso, ed è il punto in cui secondo me dobbiamo capire che ci sono queste convergenze, dobbiamo cominciare a banalmente a contarci, a capire che ci sono tante esperienze diverse che arrivano dall'attivismo, dalla politica e dalla scienza, che però guardano come tutto lo stesso film, è come se le stessimo guardando in cabine diverse, senza accorgerci siamo uno a fianco all'altro, a guardare più o meno nella stessa direzione, mettere un po' da parte quelle piccole divergenze che poi ci fanno fare soprattutto insomma nelle sinistre italiane, ma anche europee, che ci fanno frammentare in tanti partitini, in tante forze diverse, e quindi capire insomma che c'è una massa critica potenziale che possa portarci a raggiungere questo, diciamo, questa rottura egemonica prima che arrivi la rottura materiale del cambiamento climatico che già insomma, sta arrivando, inutile che ve lo racconti. E la decrescita, Andrea non lo sta dicendo, lo dico io esplicitamente, cerca di offrire un paradigma, un framework teorico ma anche valoriale che possa decrescita o più in grande critica alla crescita, ci offre un paradigma che possa suggerire all'attivista come al politico e tutte le altre, come all'accademico, un appiglio teorico e un modello diverso da quello in cui viviamo adesso, che ci è stato detto essere l'unico possibile e dunque il migliore di tutti. E ti faccio un'ultima domanda, Luca, e poi passiamo a qualche chiacchiera, intervento con il pubblico. Il tema della tecnologia. Una delle critiche che la decrescita si riceve ogni tanto è di essere buddista, sostanzialmente di essere acriticamente contro la tecnologia. E sicuramente ci sono delle critiche forti a determinate tecnologie all'interno della decrescita, perché sostanzialmente si va a vedere se davvero la tecnologia permette di rendere fattibili certe cose, tipo il disaccoppiamento di cui parlava Andrea, oppure se si usa la tecnologia solo come santino per dire sì, ma la tecnologia ci pensa, quindi noi andiamo dritti per la nostra strada. Però effettivamente forse ci sono delle tecnologie che possono aiutarci in questa transizione, con tutti i caveat del caso. Io ne sono convinto, non sono affatto buddista. Vi ho parlato prima di pannelli solari, sono un miracolo tecnologico e non li possiamo fabbricare in cantina. Hanno bisogno di un processo di grande precisione, una filiera complicata, però alla fine sono una tecnologia che una volta disponibile a tutti, messa sul tetto, produce kilowattora a emissioni zero, che ci rende indipendenti, sostanzialmente migliorandoci la vita. Quindi ben venga quella tecnologia. Se invece dobbiamo guardare ai voli spaziali fatti per ricchi magnati, allora direi no, perché dobbiamo investire così tanta risorsa tecnologica e combustibile per mandare a farsi un giretto nello spazio qualcuno che ha molti soldi per farlo, oppure sott'acqua che poi ci rimane. È simbolico anche questo, no? $250,000 pagati per morire a vedere il Titanic. Poi era una bagnarola, era cattiva tecnologia, ma se anche fosse stata buona erano mal spesi questi soldi, non serve a niente, non è utile. Anche nel piccolo noi siamo schiavi tante volte di una tecnologia che acquisiamo per moda e che non corrisponde a bisogni ma solo a desideri superfi indotti. Il sogno per esempio di quasi tutto il mondo, il sogno sbagliato, e avere un'automobile potente, magari di alcune marche italiane. Che senso ha? Il sogno dovrebbe essere quello di avere una buona vita, di avere del cibo buono, una casa, degli abiti, dei buoni rapporti sociali, un welfare, non di avere un'auto di lusso.
che non c'entra niente nei confronti della nostra qualità di vita, è solo uno status symbol, ma quegli status symbol vengono creati, non nasciamo con questa idea. A me piacerebbe che invece di andare in giro al bar facendo vedere quanti cavalli hai nel motore, potessi magari dire quanti kilowatt di fotovoltaico hai sul tetto e non li devi neanche portare. Ti basta una spilla sulla giacca e dici io ho 10 kilowatt, tu? Vabbè, è un modo culturalmente per liberarsi di certi bisogni indotti che però sono cari, sono molto cari anche sul piano ambientale. Fanno soffrire le persone perché sono desideri quasi inarrivabili, ma ce li hanno tutti, anche un cinese, anche un africano sogna una Ferrari, poi non ci arriverà mai, però capisci che siamo partiti già da qualcosa di sbagliato, sogna altro che sia più sostenibile. A voi. Grazie mille Luca, ne approfitto quindi in chiusura prima di passare allo scambio delle riflessioni con voi per ringraziare Luca e Andrea, se potete fargli un grande applauso per i contributi. Un altro applauso ve lo richiederò tra un secondo per ringraziare Binaria che ci ha ospitato, per ringraziare la Fondazione Benvenuti in Italia che ha partecipato all'organizzazione di questa che è la prima presentazione di questo libro e all'editore di edizioni che ha reso possibile portare questo libro in Italia. E adesso quello che ci piacerebbe fare è chiacchierare tutti insieme, aprire a domande o anche interventi o considerazioni dal pubblico. Ci tengo a sottolineare una cosa nel passarvi la parola, ovvero che ognuno di noi si ricordi nel prendere la parola e nell'intervenire dello spazio che prende e del fatto che chiarezza e coincisività, l'essere coincisione, parlo troppo in inglese, e essere coincisi aiuta il dibattito e soprattutto lascia spazio a più interventi, quindi a più ricchezza. E nel cominciare vedo che abbiamo qui Sara Diana, con cui mi piacerebbe se hai qualcosa da dire, aprire questo spazio. In virtù del tuo attivismo con Fridays for Future di tanti anni e anche del tuo ruolo di consigliera comunale. Grazie. Scusate, tra l'altro mi sono persa proprio l'apertura e grazie mille per questo momento. Credo che settembre sia il periodo perfetto per un evento di questo tipo perché ci dà la giusta carica per iniziare un po' a affrontare l'anno nonostante appunto tutta la negatività che arriva da queste politiche e avete parlato molto di queste. Sono stata insieme ad altri attivisti e attivisti di Fridays for Future 3 giorni agli Stati Generali per l'azione per il clima in Val d'Ossola, dove l'associazione Ci Tramba il Clima ha organizzato un momento in cui fare rete tra varie realtà ambientaliste, ecologiste di tutta Italia, proprio con l'obiettivo di costruire un percorso che raggiunga con delle richieste chiare proprio la politica, anche e soprattutto in prospettiva delle elezioni europee che sono un momento cardine per quanto riguarda comunque le politiche ambientali, non solo per le politiche ambientali ma anche proprio per quanto e come supereremo l'aumento di 1,5 gradi dall'epoca preindustriale, quindi ecco sicuramente ci sono tanti modi di fare attivismo, tanti modi di mettere in discussione il sistema, vedo sia dal punto di vista di Fridays sia dal punto di vista più istituzionale che la volontà di dialogare quantomeno con le frange più istituzionali, quelle che ricoprono poi i ruoli all'interno delle sale del potere, sia sempre più un tema all'interno anche di movimenti in realtà che per molto tempo comunque hanno cercato legittimamente di tenersi magari a certe debite distanze da un ambiente che comunque nel corso del tempo ha portato sempre più sfiducia nel confronto dei cittadini e delle cittadine e quindi ecco parlare di decrescita credo sia fondamentale in questa direzione e per quanto riguarda quello che diceva Luca sul
cambiamento, sul cambiamento culturale è evidentemente il primo passo, perché la parola decrescita è, come dire, spaventa, è provocatoria, ma è solo perché non siamo abbastanza pronti a come dire, analizzare la nostra complessità. Io penso, per esempio, da studentessa, che la parola decrescita si contrappone molto al modello performativo che in questi ultimi anni si sta, come dire, appropriando di tutto l'ambiente educativo e scolastico. E quindi sì, noi come Fridays, io personalmente come consigliera comunale, appunto in un'amministrazione che da sola non può fare la sua parte, soprattutto con un governo che è, come dire, fortunatamente forse non possiamo più definirlo negazionista, però sicuramente l'urgenza della crisi climatica è qualcosa che non assolutamente riconosciuto e che dovremmo cercare di contrastare con tutti i modi, e diciamo che a partire da questi scritti qua si può anche e soprattutto cercare di diffondere il verbo anche a persone che non credono di essere toccate dal tema, ma che in realtà lo riguardano molto proprio nell'ottica intersezionale, per cui appunto che io sia magari una donna giovane, oppure che sia una lavoratrice, un lavoratore con un background migratorio, può fare la differenza. E il fatto di essere in un paese all'interno dell'Europa, un paese sul Mediterraneo che comunque sta iniziando a vivere i primi aumenti di temperatura e le prime evidenti, no, conseguenze della crisi climatica anche in Europa, che è un paese considerato nord del mondo, cioè in Italia, vuol dire che il momento è abbastanza adesso, e quindi diamoci dentro. Grazie. Grazie mille Sara, e se c'è qualcuno o qualcuna che vuole dire due parole, iniziamo a raccogliere qualche intervento o domanda e poi vediamo come rispondere. Grazie, intanto vi ringrazio per l'occasione e per le riflessioni. Raccogliendo la provocazione che all'inizio del 2000 voi giocavate nella sabbia, io purtroppo non giocavo più nella sabbia, ero molto più giovane, non giocavo nella sabbia, e ricordo quando venne la Touche in corso Stati Uniti a fare, credo, il primo incontro, sicuramente credo il primo a Torino. E allora, spero, cioè credo di non sbagliare, la Touche era nel pantheon dei pensatori a vario titolo non global, considerati dentro quella critica al sistema che prendeva le mosse da quanto successo a Seattle, eccetera, eccetera. Nel suo pensiero, ricordo, molto forte era il tema del localismo, quindi allora c'era lo slogan pensare globale, agire locale. Mi chiedo quanto nelle riflessioni poi successive fino ad oggi questo tema del localismo è rimasto. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, chiedo scusa se ne faccio due, ma perché il riferimento al movimento no global mi aiuta a dire quanto allora quel no rispetto alla globalizzazione era forte, tanto quanto il decrescita e oggi ha un carico in qualche modo profetico e provocatorio, che forse è anche uno dei motivi che suscita poi quelle reazioni contrarie, per cui no, non voglio decrescere, non voglio tornare all'era della caverna, così come no, non possiamo essere contro la globalizzazione, che è un modello anche importante di comunicazione, eccetera, eccetera. Su cui peraltro la sinistra mi sembra che ci sia rimasta totalmente sotto, perché di fatto era il più globalista, se vogliamo, degli schieramenti politici, e però al contempo doveva dire sì, ma una new global, allora non una global. Mi chiedo se è irrinunciabile questo elemento di provocazione o se non valga la pena di economia della ciambella, blue economy, avere decisamente altri riferimenti per vincere politicamente e culturalmente. Certo. Grazie per la domanda e per la riflessione. Ci sono altre domande o riflessioni? Grazie Mauro. Mi connetto brevemente a questa domanda, all'ultima riflessione, solo per un altro elemento in più per la conversazione, non ero sposta in tasca. E grazie mille per l'incontro. Mi viene da pensare, io sono ricercatrice in agroecologia, che in Italia è ancora abbastanza sconosciuta, diciamo,
siamo uno dei pochissimi gruppi di ricerca che si occupano di agroecologia, però tipo agroecologia possiamo dire che sia un po' un paradigma di decrescita in ambito di agricoltura sostenibile, agricolo, sostanzialmente agricolo e di filiera alimentare in fondo. E comunque se, cioè, cogliendo questa provocazione sul termine, perché anche io mi sono tanto interrogata sul termine crescita, però anche agroecologia, per esempio, ha le stesse problematiche. E comunque, se vogliamo, è un termine molto più positivo, se vogliamo, non ha nessun, a livello semantico, nessun no contro te. Però, soprattutto in ambito europeo, forse sta avendo un goccino più incisività, però soprattutto a livello italiano, a livello politico, quando mi trovo a confrontarmi, molto spesso c'è già direttamente la stessa diffidenza che si ha rispetto ad altri termini che invece sono di per sé, quindi non so se è il termine di per sé, perché no, magari aiuta, però probabilmente quando poi si iniziano a toccare alcuni temi che sono quelli di magari accorciare le filiere perché ritorna lì, del ripensare a una circolarità, al riciclo dei nutrienti, eccetera, eccetera. Comunque si innesca quella diffidenza, quindi era solo un elemento più di così di ragionamento. Grazie mille, forse il microfono può rimanere in zona, sì, perfetto. Sì, così mi aggancio anch'io, facciamo un tandem di riflessioni, perché la prima mi riguarda molto da vicino. Io sono un pubblicitario pentito, vendo cose di cui la gente non ha bisogno. Questo è un grosso conflitto di interesse, perché il mio mestiere lo so fare bene, però contribuisce a portare il mondo in una direzione che io non condivido. E mi sto interrogando molto, soprattutto negli ultimi anni, per il motivo tra l'altro che sono qua oggi. La mia riformazione professionale però mi porta a condividere la prima riflessione, cioè le parole sono importanti, come parlava Anni Moretti, no? Sono importanti, senza... E decrescita in un contesto come invece ci ha sempre detto per tradizione, da sempre, che invece il paradigma virtuoso, corretto, quello contrario, può creare una frizione minima tale da non venire accettato, semplicemente da non venire preso, da non essere preso in considerazione. Questo perché nella testa delle persone, da 8 anni che lo vedo e lo verifico, è molto più facile inserire concetti nuovi che scardinare concetti vecchi. Quindi se io ti vengo contro, tu mi fai muto. Se io invece trovo una maniera nuova di dirti questa stessa cosa qui, probabilmente un margine di dialogo riusciamo a trovarlo. E niente, questo è. Grazie. Grazie mille. Magari possiamo cominciare a dare a provare a riflettere su questi stimoli e nel frattempo se c'è qualcun altro o altra alzate pure le mani. E, Luca, vuoi dare un qualche input o riflessione? Su questa ultima considerazione sono d'accordo, forse è per questo che io nonostante tutto continuo a usare il concetto di sostenibilità, che pur essendo usurato e ne conosciamo tutti i limiti, però questo è entrato, ormai non c'è più nessuno che dice che la sostenibilità ambientale sia sbagliata, poi non sa come praticarla, poi ha mille confusioni e contraddizioni, però lì riesci a varcare quella soglia, quindi io continuo a usare la sostenibilità per poi traghettare dentro in modo un po' più nascosto anche la decrescita, perché la sostende la sostenibilità ambientale, però hai ragione. E da pubblicitario a me spesso dicono: ma perché non vai a chiedere ai pubblicitari come provare a veicolare questi messaggi? Io dico: perché purtroppo non vendiamo niente di interessante se non la sopravvivenza. Andrea? Su questo mi aggancio appunto alla prima domanda. Uno dei problemi che la crescita cerca di superare è proprio il fatto che sostenibilità nessuno dice che sia sbagliata, e quindi anche le principali multinazionali del petrolio e gas, insomma ne conosciamo alcuni che vediamo che hanno fatto recentemente il branding, che si presentano come verdi mentre vanno a estrarre petrolio e militarizzare in Mozambico, insomma la sostenibilità piace a tutti e quindi è molto semplice portarla. Il punto di forza della decrescita innanzitutto i decrescitisti stessi riconoscono che la decrescita nasce come termine provocatorio, quindi come la chiamano parola bomba, nel senso che arriva e sconquassa un po' il dibattito, però ha questo punto di forza che né sostenibilità né green economy, nessuno degli altri diciamo lemmi della transizione hanno,
che non è cooptabile. Nessun partito politico, se non fosse un partito politico che ha veramente quell'intenzione, andrebbe a cercare voti dicendo noi vogliamo fare la decrescita, mentre si possono andare a prendere voti anche a destra dicendo noi vogliamo la sostenibilità, soprattutto se viene trasformata in sostenibilità economica, come dice la piramide rovesciata. La sostenibilità economica, la transizione deve essere sostenibile economicamente, su questo tra l'altro una postilla che è stato calcolato che l'inazione climatica ci costerà molto più dell'azione climatica, quindi quando si sente parlare di la transizione costa, in realtà dobbiamo chiederci quanto costa la non transizione, che è stato calcolato su diverse stime, sì, tra 4 volte, 7 volte, se non so, non so quanti miliardi di euro. Quindi questo è un po' il vantaggio del termine decrescita, quindi c'è un po' di resistenza nell'ambito del decrescitista a cambiare termine. Dopodiché, con qualsiasi decrescitista si parli, nessuno è, come dire, mortalmente avverso all'idea di chiamarla a crescita o di parlare di post-crescita o di usare altri termini. Appunto, si è parlato di ecosocialismo, ad esempio, che è un termine che forse può fare un po' più presa, ma non è detto, andate nei paesi dell'est a parlare di ecosocialismo. Quindi, insomma, dipende un po' anche con chi si parla, no? Non si può avere la stessa chiave su tutto. Sulle questioni del localismo, nel libro se ne parla, la decrescita, come dicevo, ha un'impostazione molto decentrata e decentralizzante, nel senso che guarda molto sì a un intervento dello Stato con maggiori investimenti, politiche per esempio infrastrutturali, eccetera, ma anche e soprattutto a abbracciare tutte le alternative che nascono dal basso. In questo senso nel libro si parla di utopias, si parla di queste cosiddette strategie interstiziali, di chi fa degli esperimenti sociali in qualche fattoria dispersa in Catalogna, insomma c'è spazio nel progetto di decrescita per tutte queste esperienze. Ovviamente la sfida sarà combinare, metterle insieme in modo che queste alternative dal basso possano poi crescere, però sta proprio in una proposta politica progressista, imparare proprio dall'esperienza del basso. Questa è proprio l'idea, che queste esperienze locali non siano semplicemente una starsi dalla lotta, vuol dire vado a vivere nella caverna e non consumo, ma che siano dei laboratori poi espandibili, non come un modello insomma che è fissato da applicare ovunque uguale, ma come delle esperienze poi da replicare e adattare altrove. Sulla seconda domanda mi scuso, ma non ho le competenze per rispondere a dovere, se non che proprio relativamente a queste esperienze locali credo che forse, mi azzardo a dirlo, l'agroecologia abbia il vantaggio che forse può essere appunto applicata anche nel piccolo, e quindi questi laboratori possono in qualche modo, queste esperienze locali possono in qualche modo mostrarne in modo molto concreto la realizzabilità, mentre è molto più difficile mostrare in questi piccoli esperimenti la realizzabilità su scala molto più vasta della decrescita molto complessa. Però su questo mi scuso, non ho una risposta pronta. Non so se Daniele. Magari provo anche a dare qualche riflessione, contento del fatto che tutto il discorso sulla parola missile, la cooptazione, l'hai già coperto tu. Io ero alla conferenza questa conferenza Beyond Growth che c'è stata al Parlamento Europeo. E grazie al fatto di dire Beyond Growth, cioè andiamo oltre la crescita, si è riusciti ad avere una conferenza di 3 giorni di fronte all'Europarlamento. Quindi dal punto di vista terminologico è chiaramente una questione di audience, ed è chiaramente, come diceva Andrea, usiamo parole diverse in base a chi abbiamo davanti. Memory del fatto che da un lato questa parola spaventa, memory del fatto che dall'altro questa parola non ce la tocca nessuno, il sistema polipante non può risignificare questa parola tanto facilmente per ora. Alla conferenza di Young Growth c'era Kate Crowell, che è la teorica che ha sviluppato questa cosiddetta teoria della ciambella, e lei nel suo libro dice: ignoriamo il PIL, non guardiamo più il PIL, occupiamoci di creare economie che siano basate su sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Quindi lei ignora la domanda, o ignora la questione strategicamente, però nelle sue conclusioni alla fine, e ho avuto modo di incrociarla alla conferenza, è
chiaramente decrescentista, almeno per i paesi del nord del mondo, perché rientrare nei limiti planetari significa nel nord del mondo decrescere. Però questo le permette di fare una sorta di rebranding che le permette di parlare con altri attori. Quindi posso assicurare che queste sono alleanze assolutamente sostanziali. I professori, i ricercatori che a Barcellona oppure nell'università del Sussex o in altre università in cui si parla tanto di decrescita, stiamo scrivendo i progetti per ottenere i fondi insieme a Kate Raworth, insieme a Tim Jackson che parla di post crescita. Quindi in realtà dietro le quinte vogliamo tutti la stessa cosa, parlando a pubblici diversi con terminologie diverse. È chiaro che bisogna fare attenzione a non perderci per strada. E rendo un po' ovvia la provocazione di Luca: non stiamo vendendo niente di interessante se non la nostra sopravvivenza. Io credo che noi abbiamo assolutamente bisogno anche di comunicare queste cose, e abbiamo bisogno di comunicare che i bisogni sono diversi dai desideri, abbiamo bisogno di comunicare che i bisogni si possono soddisfare in maniera diversa e che diversi modi di soddisfare i bisogni equivalgono a diversi impatti ambientali. Quindi secondo me c'è un sacco di spazio e un sacco di necessità anche per un certo tipo di comunicazione. E per concludere, andando prima magari di raccogliere qualche ultima domanda e magari poi andare a cena, il discorso del localismo e il discorso delle origini anche non global della decrescita. Queste origini ci sono ancora e sono ancora molto presenti sia a livello teorico che soprattutto a livello di movimenti. Quello che i non global all'inizio dei 2000, nei primi anni 2000, alla fine degli anni 90 dicevano era la globalizzazione sembra essere l'unica soluzione possibile, noi diciamo no, e quindi c'era un'impostazione molto di critica, no? Di contro, che è servita in quel momento storico e politico. Adesso questa riflessione si è evoluta e si sta evolvendo anche per parlare di alternative. C'è un libro molto interessante che vi suggerisco di leggere che si chiama Pluriverso, dizionario del post-sviluppo, che parla proprio di che nasce da quei movimenti lì, è stato scritto da teorici che vengono da quei movimenti lì, e dice la decrescita non ci serve per creare una nuova teoria universale. La globalizzazione era una teoria universale che andava bene a tutti, o che si proponeva come teoria per tutti. Se noi con la decrescita ci proponiamo nello stesso modo, perdiamo. Noi dobbiamo creare un sistema non universale ma pluriversale, cioè un sistema che permetta la coesistenza di tanti approcci, di tanti modi di vivere locali e localizzati, siano d'accordo solo su alcuni principi cardine, come la sostenibilità, diciamo, il rispetto dell'ambiente e delle persone. E quindi tutto il discorso anche per esempio del sud globale, della decolonizzazione, è stato portato dai movimenti non global in questo tipo di concetti qua. La decrescita non è tutto, la decrescita è una chiave per aprire un pluriverso di alternative. Ancora qualche domanda o suggestione? Sono le 20, quindi bisogna decrescere anche nel tempo che si prende alle persone. Ribalterei la cosa, il libro lo acquistiamo sicuramente, ma ribalterei il concetto di sull'applicazione di abbondanza invece, no? Okay? Perché l'abbondanza, cioè rigenerare il capitale naturale e creare abbondanza. Credo che ci sia il modo di far soldi, far sì che il bipede possa guadagnare da questa cosa qua. Quindi sposterei il paradigma, non nel dire, beh, se noi rigeneriamo il capitale naturale possiamo rigenerare un'economia diversa. Per cui comprendo benissimo il messaggio che ho sposato con il ballante negli anni 90 e seguì il movimento della decrescita felice, però cambiare questo paradigma, cioè non è che se dobbiamo dedicare il 20% delle terre emerse e dei mari alla biodiversità questa è una sfiga, no? Quello può diventare un modo per fare nuovi soldi. Allora, ecco, la girerei così. Se posso, sono andato in questa direzione. Secondo me una delle criticità però fondamentali è proprio una riflessione che è sempre strutturalmente, fondamentalmente costituita dentro un paradigma economico. E la decrescita, secondo me, è un bellissimo approccio, che io lo sottolineo evidentemente.
però non soltanto trovo delle forti criticità, ma addirittura se cerchiamo quel tipo di risposta dentro questa espressione, ecco, stiamo tornando nei paradigmi di quello precedente per certi versi. In questo, secondo me, una riflessione che leghi la crescita e agroecologia è veramente quella risposta, nel senso che i pluriversi, i sistemi che si intrecciano tra loro, che non sono esclusivamente economici, anzi vanno ben oltre l'economia, sono poi effettivamente la risposta, a mio parere, qua possiamo dibatterne abbondantemente, a quella domanda rispetto al qual è il possibile futuro. Perché chiaramente ci sono una serie di discipline che stanno conducendo studi in questa direzione. Io personalmente arrivo da studi critici urbani e mi occupo di sistemi del cibo, quindi altro. E a mia volta sto cercando risposte su dove stiamo andando. La decrescita, secondo me, offre il primo degli stimoli, cioè il primo lavoro necessario, che è quello di abbattere proprio da subito il neoliberismo, il neoclassicista da cui ci siamo, come dire, nati, cresciuti oggi. Però c'è tanto, tanto altro, e quindi quello è solo l'incipit e il primo dell'altro. C'è tutto il resto, sono tutto il resto dei settori disciplinari che provano a slanciarsi, che dovrebbero andare in una direzione che quella punta è in qualche modo indicato, ma che è proprio da lì in poi il percorso. Quindi tutta una serie di riflessioni economiche che in qualche modo provano invece a tornare indietro e a darci ancora uno stimolo del tipo no, ma comunque troviamo una risposta economica, ecco, quella invece non è più la soluzione, a mio parere. Sì, cioè di rispondere molto rapidamente sulla, condivido questo ragionamento sulla, diciamo, convincerci o convincere qualcuno che dobbiamo in qualche modo che si possono fare soldi con la natura della transizione è un po' pericoloso, perché quando si comincia a dare un prezzo alla natura invece di darle un valore, e poi sappiamo come funziona il nostro sistema e significa rimanere all'interno di quel paradigma, diciamo, di sfruttamento estrattivo in cui ci troviamo. Quindi questa è una cosa che in realtà si sta facendo da 50 anni, cercare di dare un prezzo, di mercificare la natura, e lo vediamo con quello che chiamiamo servizi ecosistemici, compensazione del carbonio, eccetera, che sono fondamentalmente dei progetti di lavaggio di denaro, fondamentalmente, su scala globale. Altro discorso è parlare di abbondanza come termine. Infatti uno dei principali, appunto, fautori della decrescita, uno dei più anche popolari a livello mondiale, che è appunto Jason Hickel, lui parla, definisce la decrescita, tra le altre cose, come un progetto di abbondanza radicale. Quindi invece di avere tanto, tanti oggetti, tanta ricchezza materiale, abbiamo abbondanza, ma abbondanza di altre cose a cui appunto magari possiamo dare un valore, ma non necessariamente un prezzo. Grazie Andrea, non so se Luca ha battute finali, se no possiamo chiudere qui, e un applauso a tutti voi per averci seguito in questa